Parlare di RAI e di informazione locale vuol dire parlare anche di occupazione e dei rischi per posti di lavoro, ma anche ovviamente per il pluralismo dell'informazione. Ma sì, naturalmente. Noi abbiamo vissuto negli anni 70 un grande dibattito a Torino, in Piemonte, sui problemi del pluralismo dell'informazione, l'unico quotidiano. Poi si era raggiunto, a mio avviso, una significativa stabilizzazione, il rafforzarsi del ruolo dell'informazione dei settimanali locali, la nascita del fenomeno, il rafforzamento del fenomeno delle televisioni locali, il ruolo della terza rete della RAI, del telegiornale regionale, che aveva costruito, secondo me, un equilibrio accettabile. Oggi questo equilibrio sta saltando. Sta saltando perché i giornali locali sono in crisi molto forte. È notizia di questi giorni che in qualche modo la crisi strisciante delle televisioni locali sta esplodendo, le note vicende di Telesubalpina, di Telestudio, di Videogruppo, eccetera. E quindi viene messa in discussione questo equilibrio di pluralismo informativo che si era realizzato in Piemonte. La cosa ci preoccupa molto, per questo abbiamo voluto organizzare questa iniziativa. La cosa ci preoccupa molto e pensiamo che bisogna fare qualcosa. Allora, qui c'è stato tutto un dibattito intorno alle decisioni del governo, sia del governo di Berlusconi ma anche del governo Monti, in ordine all'intervento di sostegno all'editoria locale, e noi pensiamo che un intervento pubblico, penso che sarà anche il messaggio che uscirà da questo incontro, pensiamo che un intervento pubblico a sostegno del pluralismo informativo sia una cosa importante, e naturalmente leghiamo strettamente i problemi dell'occupazione nel settore ai problemi del pluralismo dell'informazione, e ci sembra, insomma, che in questa direzione noi assumeremo delle iniziative.